Il caro prezzi sta pesando sempre di più anche sulla programmazione degli appalti pubblici. In città sono tanti progetti in cantiere, con gare aggiudicate, ma in municipio arrivano rinunce da parte delle imprese che non riescono a rientrare nei budget previsti. I casi si stanno susseguendo, come abbiamo già riferito. Negli uffici del settore lavori pubblici si sta procedendo con l'aggiornamento dei quadri economici, ma non sempre basta. Le imprese aggiudicatarie chiedono garanzie che l'amministrazione comunale non può dare. Si tratta di una situazione che sta toccando tanti enti in Sicilia e non solo. L'assessore Romina Morselli e i funzionari del settore lavori pubblici hanno chiesto un incontro con i tecnici del Dipartimento regionale delle infrastrutture. La prossima settimana dovrebbe tenersi una riunione. Proprio l'assessore Morselli conferma che si lavora all'aggiornamento del quadro economico dei progetti che rientrano nel programma Patto per il Sud. L'incontro in regione è stato chiesto per cercare di capire come poter interpretare al meglio la circolare che è stata rilasciata dalla Presidenza, che riguarda proprio le situazioni che stanno bloccando i cantieri. È anche vero che al momento manca la politica, visto che il nuovo governo regionale non si è ancora insediato. I funzionari quindi difficilmente prenderanno responsabilità in materia. Lo pensa anche l'assessore Morselli. Per cercare di arginare il caro prezzi e ribassi d'asta dovrebbero servire a copertura dei costi ulteriori, ma non tutte le imprese accettano il rischio e così gli appalti vanno a vuoto a seguito delle rinunce sempre più frequenti. È già successo con lavori del Patto per il Sud e la vicenda va sicuramente affrontata. Morselli ribadisce che si sta facendo tutto il possibile. La circolare, tra l'altro, si rifà ad un decreto legge nazionale, ma le imprese spesso preferiscono non rischiare, anche perché non si sa quale potrà essere la linea del nuovo governo regionale. L'aggiornamento dei quadri economici sta avendo comunque una notevole incidenza proprio sugli equilibri anche del comune. Uno sviluppo sicuramente difficile da prevedere, che ora sta rallentando procedure che in molti casi l'amministrazione comunale era riuscita a recuperare evitando dei finanziamenti.